24 ottobre 1998, e 20 anni dopo, quel mezzogiorno di fuoco è ritornato nella mente di chi ha vissuto personalmente quei tragici e successivi momenti fra incredulità e angoscia generale a seguito dell'uccisione dell'assistente sociale Francesca Sorce e di altre due vittime innocenti cadute sotto i colpi di mano omicida. La commemorazione di quel tragico evento, ad iniziativa dell'amministrazione comunale di Mussomeli, è ripresa ieri mattina dopo l'interruzione dello scorso anno. Da dire subito che alle 9 c'è stata la visita dell'amministrazione comunale, dei familiari e degli amici di Francesca Sorce alla sua tomba, dove il sindaco Catania ha deposto una corona d'alloro, seguita dalla lettura di pensieri e ricordi da parte di Roberta Lanzalaco dell'Arcistraus di Mussomeli. Presenti al Camposanto, assessori comunali, forze dell'ordine coi carabinieri della locale stazione e i vigili urbani. Successivamente, con un po' di ritardo, intorno alle ore 11 si è svolta la commemorazione presso l'aula consiliare intestata appunto a Francesca Sorce, dove erano presenti, oltre ai familiari, il sindaco Catania, gli assessori Giuseppine Territo, Sebastiano Loconte e Toti Nigrelli, i consiglieri comunali Roberta Modica, Salvatore Castiglione e Salvuccio Amico, presenti le forze dell'ordine, le associazioni Arcistraus e la terza età. Ha presieduto l'incontro il presidente del Consiglio Girovalenza, che nel dare il saluto ai presenti ha tracciato compiutamente alle scolaresche presenti la figura della giovane eroina Francesca Sorce, che ha sacrificato per gli altri la sua vita. È seguito poi l'intervento del sindaco Catania e quello dell'assessore Giuseppina Territo, che hanno evidenziato le virtù eroiche dell'assistente sociale ed il suo essere nei confronti della solidarietà. Per i familiari ha preso la parola la professoressa Rina Sorce, che ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione alla commemorazione del ventennale dei tragici fatti in cui persero la vita tre vittime innocenti. A seguire l'intervento dell'Istituto Virgilio, rappresentata dalla professoressa Gesua Di Francesco, in assenza del dirigente scolastico Rina Genco. La docente ha letto la motivazione per l'assegnazione del premio all'alunno Simone Mistretta della terza sezione A del liceo scientifico con la seguente motivazione. Simone ha sempre evidenziato un comportamento esemplare, dando prova con i suoi atteggiamenti di disponibilità, di avere interiorizzato e tradotto in abitudini i valori dell'altruismo e della solidarietà. È stato poi il turno dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, rappresentato per l'occasione dalla docente Maria Carmela Callari, in sostituzione del dirigente scolastico Valeria Vella, assente. La docente ha letto le motivazioni dell'alunna premiata Aurora Scannella della prima classe sezione A della scuola secondaria. Aurora ha dimostrato subito un senso di maturità, di equilibrio, di saggezza non comuni per la sua età, evidenziando comportamenti dedito al rispetto, alla pace e alla generosità, valori che sono alla base della formazione umana. È
È seguito poi l'intervento del dirigente scolastico del comprensivo Paolo Emiliani Giudici Alessandra Camirota, che ha presentato l'alunna Sara Spoto della classe terza A presso Sacerdote Messina, e questa è la motivazione. Sara spicca per la sua bontà e spontanea generosità nei confronti di tutti, senza distinzione alcuna. Nel corso degli anni è divenuta per i compagni di classe e di plesso un modello positivo e propositivo, un esempio di correttezza e di maturità per l'intero gruppo classe nel quale è inserita, in virtù dell'alto senso del dovere che la fa eccellere e che è così strettamente allo spirito di questo onorevole e prezioso riconoscimento. L'ultimo intervento è stato riservato al dirigente scolastico del Giambattista Odierna, professoressa Rita Maria Cumella, che ha letto la motivazione dell'attribuzione del premio all'alunna Sara Montana della quarta A del corso Servizi Socio-Sanitari frequentante la sede di Campofranco. La motivazione è la seguente: Sara, fin dal suo primo ingresso a scuola, ha mostrato un notevole interesse sia per le attività prettamente scolastiche che per le diverse iniziative, mostrando serietà e alto senso del dovere. Con il suo atteggiamento positivo e sempre ottimista, ha contribuito a creare in classe un clima di ascolto e partecipazione affettiva, utilissimi all'atmosfera di approfondimento. L'alunna, comunque, non era presente. Ed il premio è stato ritirato. Ed ora alcune immagini riprese al Camposanto. Non assumere un'aria solenne o triste, continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Sorridi, pensa a me e prega per me. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima, pronunciala senza la minima traccia d'ombra e di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Cos'è questa morte se non un incidente insignificante? Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Va tutto bene, nulla è perduto. Un breve istante e tutto sarà come prima. E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo? Ed ora alcune riprese della commemorazione del ventennale dei tragici fatti del 24 ottobre del 1998, la commemorazione nell'aula consiliare Francesca Sorge. I ragazzi, le scolaresche hanno preso posto qui nell'aula consiliare. Si aspetta la presenza, ecco, dei dirigenti scolastici. Già qualcuno è arrivato.
ci sono i familiari e i ragazzi premiati già hanno preso posto. Cosa c'è stamattina qui all'aula consiliare? Lo sai? Cosa c'è stamattina qui all'aula consiliare? La commemorazione? Di Francesca Sorcia. Siamo contenti che c'è Aurora, perché è una brava ragazza e se lo merita. Sei una delle premiate? Come ti chiami? Sposare. Che classe frequenti? La terza A del plesso sacerdote Giuseppe Messina. Tu sei uno dei premiati, sì, come sì. Ti chiami? Io mi chiamo Mistretta Simone. Quale scuola Io appartiene? Frequento il terzo anno di liceo scientifico. Anche tu sei una delle premiate? Sì. Ecco, stamattina cosa c'è qui all'aula consiliare? Me lo sai dire? Beh, ci sono i rappresentanti delle varie scuole che non penso abbiano la mia età perché io sono di prima media, penso siano più grandi. L'unica cosa che sono sicura che ci sia è tanta emozione. Buongiorno. Ancora una volta, scusate. Si sente? Sì. Scusate se abbiamo iniziato con un attimo di ritardo, purtroppo manca ancora una parte classica, la dirigente, la ragazza che deve essere premiata, però dicono che stia per arrivare. Torniamo intanto nell'aula consiliare del comune di Mussomeli, l'aula consiliare tra l'altro intitolata a Francesca Sorce. L'allora amministrazione e il consiglio comunale hanno voluto questa intitolazione proprio per esaltarne le virtù e il gesto eroico che Francesca ha fatto, proprio per additarlo alle future generazioni. 1998, 24 ottobre, 24 ottobre 2018, sono passati esattamente 20 anni, quando quella che doveva essere una tranquilla giornata autunnale, un sabato mattina tranquillo a Mussomeli, purtroppo si rivelò uno dei giorni più tristi per la nostra comunità. Francesca Sorce, nell'espletamento del proprio lavoro, che espletava in maniera perfetta, capì che quel giorno non sarebbe stato un giorno normale, perché avendo avuto una consultazione con una persona, capì che quella persona non era venuta a Mussomeli per delinquere, tra l'altro era partito armato. Francesca, che non si limitava a espletare il proprio lavoro in maniera tradizionale, in maniera sufficiente, lo seguì perché capì che quella persona aveva delle brutte intenzioni. E quando arrivò in quella casa, già vide due persone a terra, morte, i genitori, i suoceri di quella persona, di quell'omicida, e prima cosa prese la bambina, che era il motivo del contendere di quella situazione familiare precaria,
la salvò, la portò fuori, e invece di fare tutto quello che avremmo potuto fare tutti, cioè di scappare e chiedere aiuto, ritornò nella casa perché capiva che c'era un'altra persona in pericolo e si frappose tra questa persona e l'omicidio e praticamente prese una pallottola che non era certo per lei. Salvò la vita a un'altra persona, però purtroppo perse la sua. Lì finisce la vita terrena di Francesca, però inizia un altro percorso. Io la chiamo leggenda, forse esagero, però la chiamo leggenda. Comunque inizia un percorso che ancora da 20 anni continua, di ricordare il gesto eroico di Francesca Dorce. E da quel giorno tutti hanno cominciato a dare onorificenze di tutti ordine e grado a Francesca Dorce, per esaltarne proprio il gesto eroico e per far capire alle future generazioni come si deve comportare nell'espletamento del proprio lavoro. Anche il capo dello Stato allora invitò la famiglia Sorce al Quirinale, questo perché il gesto di Francesca Sorce era diventato un caso nazionale. Anche Mussomeli nel suo piccolo fece qualcosa per Francesca. Nel 2000 intitolò il centro diurno per anziani, oggi sede dell'Arcistraus, sede di un'associazione molto importante che opera bene e che serve per gli scambi interculturali tra molti paesi europei. Nel 2006, come ho ricordato prima, è stata intitolata quest'aula, proprio per lì, vedete, c'è la lapide che ricorda appunto questa intitolazione. E ritornando un po' indietro, cioè nel 2002, l'allora amministrazione, con il compianto professore Barba, intuì che il sacrificio di Francesca poteva apportare benefici alle future generazioni. E ci inventammo questo premio. Questo premio, che era un premio molto semplice, però di grandi significati, perché stava a significare alle future generazioni che l'impegno per il lavoro, l'impegno per lo studio, l'altruismo, l'aiutare sempre chi è in difficoltà, potevano essere dei valori da portare in avanti. E quindi si fece questo premio. Francesca Sorce, nell'espletare il suo lavoro, Francesca Sorce non era un assistente sociale, Francesca Sorce era l'assistente sociale, era il prototipo dell'assistente sociale. Lei non finiva alle 2, non faceva il normale turno di lavoro dalle 8 alle 14. Francesca Sorce si portava a casa il lavoro, si portava a casa i problemi dei suoi assistiti, faceva suo quelli che erano i problemi e le difficoltà. Voglio fare un parallelo. Molto spesso noi parliamo di attori, di attrici, e diciamo quanto è bravo, specialmente di quegli attori che si calano nella parte, fanno proprio il personaggio, e si dice quell'attore, quell'attrice è fortissima perché diventa personaggio, si cala nella realtà di quel personaggio. Ecco, Francesca Sorce faceva sue i problemi e le difficoltà di quelle persone, e le condivideva, soffriva con loro, ecco perché era voluta bene, ben accetta, ed era un punto di riferimento per tutti quelli che gravitavano nel suo entourage. Era un punto di riferimento per i suoi amici, per le sue amiche, ma soprattutto per le persone con difficoltà, con dei problemi ben presenti per il tipo di lavoro che svolgeva. E voglio concludere, perché diciamo parleranno molti dopo di me, voglio concludere con un aneddoto, con un ricordo, proprio per far capire Francesca, perché molti di voi purtroppo non l'hanno conosciuta. Francesca è morta nel 98, qui ci sono sicuramente studenti e studentesse che hanno meno di 20 anni, quindi non l'hanno potuto capire. Ma per far capire quello che era Francesca, io ricordo che una sua assistita, peraltro morta poche settimane fa, scendendo dall'abitazione di Francesca in via Scalea,
io ero davanti a casa, mi abbracciò dicendo: è finito tutto, si è spenta la luce, ora noi che fine facciamo? Ecco, quello noi che fine facciamo stava a significare l'importanza che davano a Francesca, un punto di riferimento. E quello credo che sia stato una cosa detta innocentemente, credo che sia stato un momento particolare per far capire che effettivamente per molte di quelle persone, quasi per tutte quelle persone, era andata via il loro punto di riferimento. Quindi noi, in quanto istituzioni, le istituzioni che ci saranno, è opportuno che questo premio vada sempre avanti, perché fa capire alle future generazioni che nello studio si deve studiare con dedizione, con impegno, con altruismo, e si deve stare accanto al compagno e all'amica e all'amico che hanno delle difficoltà. E questo premio, oggi ci saranno delle premiazioni, stanno proprio a indicare, saranno premiati 4 ragazzi, questo premio sta a indicare, diciamo, a insindacabile giudizio dei dirigenti scolastici, questo premio sta a indicare che questi bambini che verranno premiati, questi studenti che verranno premiati, non verranno premiati solo perché vanno bene a scuola, solo perché studiano con dedizione, vengono premiati anche perché si sanno comportare e sono sempre di aiuto al compagno che hanno accanto, che probabilmente trova qualche difficoltà. Questo mi sentivo di dire oggi, questo ho detto, vi ringrazio per la vostra attenzione, passo la parola al sindaco. Grazie Presidente, intanto voglio fare un saluto affettuoso alla famiglia, un saluto a tutti voi, alle dirigenti scolastiche, a voi ragazzi che siete qui, alle associazioni presenti, a tutti i consiglieri e alle autorità militari che oggi sono intervenute in occasione appunto di questo ricordo dei 20 anni della dipartita di Francesca Sorci. Il racconto soprattutto dell'evento chiaramente già da sé credo che dia il senso dia il valore pieno delle gesta di Francesca Sorce, quindi senza, io credo che non sia necessario aggiungere altre parole, perché già basta solo l'evoluzione di come sono andate le cose per far capire qual era lo spirito che animava l'agire quotidiano di una persona, nello specifico di Francesca Sorce, e che animava il suo interpretare il ruolo di assistente sociale. Cioè un ruolo ovviamente che è sempre un ruolo di confine, un ruolo che ha in sé la presenza di contatto con situazioni, io dico sempre, borderline, cioè un po' in quella linea sottile di confine tra le situazioni difficili, complesse sul piano psicologico, ma anche sul piano fisico da affrontare. Quindi era giusto che quell'iniziativa che è partita da quell'intuizione di cui parlava il Presidente del Consiglio 20 anni fa proseguisse, proprio perché io personalmente non ho avuto il piacere e la possibilità di conoscere personalmente Francesca Sorce, ma l'ho conosciuta attraverso la memoria e il ricordo che viene fatto ogni anno di questa persona. E quindi, dicevo, era giusto proseguire e continuare in questo percorso di ricordo, anche se fa un po' specie, cioè fa un po' specie pensare che il senso di responsabilità di una persona, il compiere fino in fondo il proprio dovere, si trasformi in un gesto eroico. E ovviamente nella sua drammaticità, chiaramente queste gesta vanno assolutamente sottolineate. Si diceva poco fa che queste gesta sono state sottolineate non solo dalla comunità di Mussomeli, che magari ne
conosceva anche fisicamente la persona, ma anche dalle istituzioni più alte, quindi che partiva dal presidente della regione e della nostra nazione. E volevo leggervi anche il saluto del presidente della regione Sicilia, che assieme ad altre autorità che abbiamo invitato ha sentito ovviamente il dovere e l'esigenza di ringraziare intanto la famiglia, la comunità per questo gesto. E quindi ecco, leggo solo l'ultima parte dove il presidente della regione ovviamente esprime a tutti coloro che si sono impegnati, esprime alla famiglia il proprio apprezzamento per questo evento e per ciò che Francesca ha rappresentato per la comunità di Mussomeli. Poco fa il presidente diceva bene, cioè questo evento di premiazione ovviamente è un evento per ricordare una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, ma è anche un modo per, come dire, passare questo testimone del senso di responsabilità anche alle nuove generazioni. E quindi i quattro ragazzi che oggi riceveranno il premio, che rappresentano tutte le istituzioni scolastiche che vivono e operano a Mussomeli, è un momento, un voler trasferire il testimone simbolico del senso della responsabilità da una persona che lo ha creduto fino all'ultimo, perdendo la vita per questo, alle nuove generazioni, cioè come un voler dire: io ho fatto il mio dovere, ora tocca a voi fare il vostro dovere, magari non fino a conseguenze estreme come quelle che sono capitate purtroppo a Francesca, ma il senso del dovere può essere compiuto nella quotidianità, nella semplicità, ma compiere il senso del dovere significa avere rispetto per la propria comunità, avere il senso della comunità. E quindi voglio cogliere proprio questa sfumatura di questa giornata e del premio ai quattro ragazzi che oggi riceveranno questo importante riconoscimento. Grazie a tutti. Allora, dovremmo cominciare la premiazione, però dato che ancora manca una dirigente e un'alunna, io direi, prima di fare completare poi alla fine come facciamo sempre l'insegnante Rina Sorce, sorella di Francesca, direi che in questa sala ci sono tante persone che vorrebbero parlare. È chiaro che io mi permetto, non c'è una scaletta, mi permetto così di dire che se qualcuno volesse dire qualche parola in merito è ben accetto, l'importante è non prolungarsi in attesa che arriva la dirigente Cumella. Passo la parola intanto all'assessore Perrito. Grazie. Io voglio salutare tutti i presenti, la famiglia, Rina, le sorelle, i cognati e le forze dell'ordine, i docenti e gli alunni. Io sono molto emozionata perché ogni volta che penso a chi ha fatto un gesto così di altruismo, generosità e amore, sottolinea la carenza che è presente in ognuno di noi di questi aspetti, di questi sentimenti e nella società intera. E quindi mi porta a riflettere su quello che deve essere il nostro comportamento. Sicuramente non siamo tenuti o non siamo tutti capaci di fare degli atti di generosità, di eroismo, come quello che ha fatto Francesca, che io, a differenza del sindaco, ho conosciuto, ho voluto bene perché era mia compagna di scuola e quindi sono stata con lei
tanti giorni, per tante ore. E so che cos'era, perché quello che era lo dimostrava giorno per giorno. Quindi questo suo amore cresceva e infatti si è dimostrato con il culminare di un dare la vita per salvare quella dell'altro. Ora, questo momento è importante, questo premio è importante, ma è qualcosa che si dovrebbe ripetere anche come istituzioni, diciamo non di continuo come evento, ma dovrebbe essere inoculato in ognuno di noi. I ragazzi e quindi anche le istituzioni, i docenti, devono essere spinti al rispetto dell'altro, al rispetto del bene comune, al rispetto praticamente dell'attività, del lavoro in cui si stanno impegnando, prima come ragazzi nello studio, quindi con perseveranza, con impegno, ma anche con attenzione nei confronti dell'altro. Nei confronti dell'altro che può avere delle difficoltà di carattere di apprendimento, ma di carattere familiare, sociale, individuale. Quindi questa presenza costante nell'attenzione all'altro, non nella superficialità dei rapporti, ma nell'amicizia vera. Quindi tutto questo questo momento deve servire a che questi sentimenti, questi propositi rimangano fermi e vengono messi sempre in atto da parte dei ragazzi, perché se da questa sede usciamo fuori dimenticando dopo questa premiazione quello che è stato il gesto, è quello che ci deve trasmettere per cambiare atteggiamento, per proprio offrirci all'altro, non abbiamo fatto niente. Quindi veramente il mio augurio è che tutti, dai ragazzi ai grandi, sentiamo sempre forte questo senso di rispetto, amore e altruismo nei confronti degli altri, e sicuramente con delle generazioni che crescono con questo sentimento abbiamo sicuramente speranza, non che ci siano altri eroi, perché diventa un comportamento comune a tutti, che sicuramente, appunto, come diceva il sindaco, determinati gesti che dovrebbero rientrare nella normalità non si devono tradurre in gesti solo eroici. Quindi poi ognuno crescendo sicuramente farà tesoro di come è cresciuto, di quello che ha appreso, e questa società spero che cambi sicuramente il meglio. Quindi veramente un grazie per tutti e un grazie a tutti per la disponibilità che hanno dato nel selezionare i ragazzi, nell'impegnarsi a far venire fuori quelle che erano state appunto i propositi, perché sicuramente nella ricerca si è attenzionato a quello che loro hanno fatto, cosa hanno espresso durante l'anno, durante questi giorni dell'inizio dell'anno scolastico. E un grazie a tutti i presenti e un abbraccio alla famiglia. Bene, intanto salutiamo che è arrivata la dirigente professoressa Gumella, la bambina sta arrivando, e quindi la ragazza, e quindi passiamo al momento centrale di questa giornata, e cioè alla premiazione dei ragazzi che si sono distinti particolarmente in questo anno. E iniziamo con l'Istituto Virgilio, diretto dalla dirigente Lina Gengo, oggi assente, viene sostituito dalla professoressa Gesù Di Francesco. L'alunno premiato è Mistretta Simone. Buongiorno a tutti, alla famiglia, a tutti i presenti. Allora, la mia preside vi porge i saluti, ma è fuori sede, non si trova a Mussomelio, e quindi sono stata incaricata io per essere qui presente in questo momento molto bello, molto, molto particolare. Io ho conosciuto Francesca, io in questo momento rivivo quella mattinata, cioè proprio dentro tutte quelle sensazioni, quello che è successo, cioè qua tra via Palermo, via Madonna di Fatima e quant'altro. Ero collega della
sorella Rina, e quindi insomma ho partecipato e veramente sentito tutto quello che è successo. Un grazie alla famiglia, perché comunque continuo a ricordarla a tutti quanti. E con questo gesto è bello, perché comunque è un valore che va impresso ai nostri ragazzi. Io mi fermo, volevo dire che per quanto riguarda il nostro istituto è stato designato diciamo, l'alunno Mistretta Simone, alzati Mistretta, e frequenta il terzo anno del liceo scientifico ed è stato scelto per questa motivazione, un ragazzo molto sensibile. Quindi l'alunno Mistretta Simone, nato il 20/12/2002, frequenta la terza A del liceo scientifico, ha sempre evidenziato un comportamento esemplare, dando prova con i suoi atteggiamenti di disponibilità di aver interiorizzato e tradotto in abitudini i valori dell'altruismo e della generosità. È un ragazzino che è presente. Da aiuto e segue diciamo i ragazzini che hanno bisogno del loro aiuto, sia a scuola che a casa. Alunno esemplare e corretto, Simone si distingue per la sua intelligenza e sensibilità nei confronti dei compagni in difficoltà, mostrando di sapere vivere con naturalezza e semplicità esperienze di profonda solidarietà. I frequenti gesti di altruismo non sono passati inosservati e Simone può veramente essere proposto come esempio di persona che nell'agire quotidiano con semplicità e riservatezza, perché è un ragazzino molto tranquillo, cioè molto riservato, contribuisce a rendere migliore la nostra società. Quindi noi abbiamo bisogno di questi ragazzi grazie. Bene, passiamo alla seconda premiazione, e precisamente all'Istituto Leonardo da Vinci, diretto dalla docente Valeria Vella, oggi sostituita dall'insegnante Maria Carmela Callari. L'alunna premiata è Scannella Aurora. Buongiorno a tutti, io rappresento, come ha detto il Presidente del Consiglio, la Presidente Vella, che porto i suoi saluti perché non è potuta essere presente qui. E posso dire che sono veramente onorata di essere qua a ricordare Francesca, anche se non l'ho conosciuta direttamente, ma l'ha conosciuta mia sorella e hanno fatto anche insieme una vacanza e sempre ne parlava bene di Francesca, quindi sono anche contenta del fatto che sia stata ripristinata questa giornata, perché i valori che ci ha trasmesso Francesca non sono valori di altri tempi, ma sono valori attualissimi che in un momento storico come il nostro sono ancora più giusto che vengano ripresi e trasmessi ai bambini, e attraverso il coinvolgimento delle scuole questo è sicuramente dà una maggiore opportunità di poter far conoscere Francesca e questi valori ai ragazzi. La bambina
ragazzina, perché ormai è grande di prima media. Allora, questa è la motivazione. Oggi più che mai nella quotidianità a colpirci sempre di più sono i piccoli gesti, le semplici azioni, le attenzioni fatte con garbo e con il cuore da chi ci sta vicino. Anche se l'anno scolastico è iniziato da poco, i docenti della scuola media hanno avuto l'opportunità di osservare il modo di essere e di fare di Aurora, alunna che frequenta la prima classe del nostro istituto. Alunna vivace, solare, aperta, sensibile, educata, corretta e puntuale. Ha dimostrato subito un senso di maturità, di equilibrio, di saggezza, non comuni per la sua età, evidenziando comportamenti dediti al rispetto, alla pace e alla generosità, valori che sono alla base della formazione umana. Aurora Scannella si ritiene perciò meritevole di un premio che la gratifichi per quello che è, la incoraggi nel suo cammino affinché sia un modello positivo per i suoi compagni di classe e di istituto. E aggiungo che si è distinta non soltanto a partire dalla prima media, ma per noi che l'abbiamo conosciuta sin dalla prima elementare è sempre stata quella che è oggi. Vorrei chiamare qua Lina Mingoia perché è giusto che venga anche lei a fare una foto ricordo con Aurora. Passiamo alla premiazione per quanto riguarda l'Istituto Paolo Emiliano Giudici della dirigente Alessandra Camerota. L'alunna premiata è Sara Spoto. Buongiorno a tutti, a nome dell'Istituto Comprensivo Paolo Emiliano Giudici che dirigo saluto e ringrazio tutti i presenti, la famiglia Sorce, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, del presidente del consiglio, per l'invito a partecipare a questo momento di commemorazione, questa nobile e preziosa tradizione della nostra comunità che dobbiamo preservare e portare avanti negli anni. Sento di ringraziarvi perché è grazie a questa iniziativa che tanti dei nostri giovani possono conoscere, prima semplicemente attraverso il ricordo, il racconto dei fatti narrati, quanto accaduto in quel tragico 24 ottobre di 20 anni fa. Però hanno anche la possibilità di crescere, perché possono imparare una grande lezione di vita, che è tratta dall'esempio della vita di Francesca. Anche io l'ho conosciuta, perché ho anche io la mia età, però non ho avuto la fortuna di praticarla. Io di Francesca ricordo però il sorriso e gli occhi che sorridevano, una persona che sorrideva sempre, questo, gli occhi che sorridono quando la incontravo sono
veramente segno di un'anima pulita. E ho avuto invece modo di conoscere come collega Rina, con la quale, alla quale continuo ad essere, abbiamo lavorato assieme molto bene. E Francesca e il suo grande cuore, la sua grande dedizione al lavoro, vissuto come vocazione, che vogliamo far rivivere e far risplendere oggi e proporla ai nostri allievi come un esempio di virtù, virtù che si possono ben definire eroiche. Vogliamo celebrare il suo grande amore per la vita, per la sua professione, svolta incondizionatamente, come un esempio appunto grande, come un esempio di senso del dovere. I nostri giovani, in questi momenti educativi, prima che celebrativi, imparano che si può essere eroi nel quotidiano, si è eroi del nascondimento, nella semplicità della vita di ogni giorno. E come si può essere eroi? Facendo il proprio dovere tra i banchi di scuola, dove questi nostri alunni per la prima volta escono dal guscio protettivo della propria famiglia e si misurano con la vita sociale e si incontrano persone che sono diverse culturalmente, socialmente, caratterialmente. È tra i banchi di scuola che impariamo a stare con gli altri, a scontrarci, però anche a confrontarci, e possiamo sperimentare cosa significa imparare a fare il proprio dovere. Questo è il giorno di Francesca, un nostro esempio morale e professionale, ma anche il giorno in cui vengono alla luce i nostri allievi più virtuosi, che nella quotidianità e nella normalità esprimono con i fatti come è possibile esercitare la solidarietà come modo di essere, di vivere e occuparsi degli altri in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo e a qualsiasi età. Allora mi appresto a motivare la scelta del nostro istituto a premiare quest'anno, a attribuire il premio Francesca Sorce per la solidarietà sociale dell'anno 2018 a una nostra allieva che è in uscita della classe terza A del plesso Sacerdoti Messina. Sara, nel corso del triennio, ha dato prova di possedere una spiccata sensibilità. Tale sensibilità le ha permesso di avere un atteggiamento di apertura, di condivisione, in termini di tempo, di energia, nei confronti dell'altro, primo fra tutti i compagni in difficoltà. È inserita in una classe numerosa, dove sono presenti anche altri allievi, allieve meritevoli di stima e di lode, per impegno scolastico e per senso di responsabilità, ma Sara spicca per la sua bontà e per la sua spontanea generosità nei confronti di tutti, senza distinzione alcuna. Nel corso degli anni è divenuta per gli esempi e per i compagni di classe un modello positivo e propositivo, un esempio di correttezza e di maturità per l'intero gruppo classe e anche per l'intera scolaresca. A Sara, ma anche a tutti i nostri allievi che come lei ogni giorno imparano a confrontarsi in modo positivo, costruttivo con gli altri e che lavorano per migliorare il contesto scolastico e sociale nel quale sono inseriti, vanno i nostri migliori auguri per un brillante percorso scolastico. Grazie. Allora, passiamo all'ultima premiazione che riguarda l'Istituto Giambattista Odierna,
manca purtroppo la ragazza Sara Montana. Diamo il premio alla dirigente Cumella, Maria Rita, che ovviamente la farà avere all'interessato. Prego. Buongiorno a tutti, io non ho conosciuto Francesca, però conosco da tanto tempo la sorella Rina. L'alunna da premiare nel nostro istituto è Sara Montana. Tenere viva la memoria di Francesca Sorce, che fece della propria vita un puro atto d'amore, è per la nostra istituzione scolastica un onore e un dovere. La scuola, insieme alla famiglia e alle istituzioni scolastiche, mira all'educazione dei giovani, e riflettere sul gesto di straordinario altruismo di Francesca è importante per la formazione della coscienza civica dei giovani, affinché possano vivere e coltivare nella loro quotidianità atteggiamenti di collaborazione e solidarietà. Quest'anno la nostra istituzione scolastica, per il premio Francesca Sorce, segnala Sara Montana. Sara frequenta la classe 4A del corso Servizi Sociosanitari, un indirizzo di studio che insieme al corso di manutenzione e assistenza tecnica viene offerto nella sede coordinata di Campofranco. Una realtà scolastica piccola ma di fondamentale importanza dal punto di vista culturale e territoriale, perché è stata sempre una valida opportunità scolastica sia per gli abitanti della stessa Campofranco che per gli studenti provenienti dai paesi limitrofi. Sara, fin dal suo primo ingresso a scuola, ha mostrato un notevole interesse sia per le attività prettamente scolastiche, per le diverse iniziative, mostrando serietà ed alto senso del dovere. Con un atteggiamento positivo e sempre ottimista, ha contribuito a creare in classe un clima di ascolto e partecipazione affettiva utilissimi all'atmosfera di apprendimento. Con i compagni di classe è sempre stata disponibile e pronta ad aiutare chi si trovasse in difficoltà. Ogni anno si è sempre distinta, collaborando con serio impegno alle iniziative di orientamento, facendosi portavoce delle peculiarità offerte dalla realtà scolastica campofranchese. Ligia al dovere scolastico e puntuale nelle consegne, ha mostrato una notevole maturità anche durante le attività di alternanza scuola-lavoro, svolte nella casa famiglia Rosetta di Mussomeli, dove ha instaurato con i collaboratori e tutti gli utenti relazioni sincere e solide, non abbandonando mai il sorriso e mostrando che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Per questo atteggiamento positivo e generoso è stata una vera costruttrice di pace, dando concretezza a quei valori che la scuola ha il compito e il dovere di trasmettere. Per tali motivi la scuola ritiene Sara meritevole di ricevere il premio Francesca Sorce. L'intervento di una delle sorelle di Francesca, Corrina, che insieme alle sorelle ormai vive nel ricordo di Francesca e fanno del ricordo di Francesca ormai una ragione di vita. A lei la sintesi di questa giornata. Grazie Presidente per avermi dato come sempre la possibilità di poter ringraziare tutti coloro che oggi sono qui per ricordare e rendere omaggio a Francesca. Io ho sentito tante belle cose per cui non mi resta altro che ringraziare. E devo ringraziare l'amministrazione perché è stata attenta, sensibile
e ci ha regalato questo bel giorno, perché per noi è stato veramente, voi non siete venuti al cimitero, ma è stato un momento veramente per noi emozionante, ma anche di conforto. Non eravamo soli, insomma. E ringrazio le autorità militari e l'assessore Territo per la sua presenza, molto gradita. E ringrazio anche gli operatori di Casa Famiglia Rosetta, sempre presente, dove Francesca ha iniziato la sua attività lavorativa. Quindi la vostra presenza per noi è importante, perché ci fa ricordare i suoi primi momenti lavorativi. E ringrazio le ragioniere Barba, che da sempre ha avuto, è stato molto attento, un'attenzione particolare, un affetto particolare, fino a dedicarle una poesia, una bellissima poesia, che poi io posterò sui social, perché è una cosa positiva, finalmente. E poi permettetemi un ringraziamento particolare ai ragazzi dell'Artist House, meravigliosi. E loro, il 23 giugno hanno dedicato una giornata a Francesca, e la mattina hanno coinvolto tutti i bambini della scuola elementare. Anche noi siamo diventati bambini, abbiamo messo una maglietta celebrativa, io e mia sorella abbiamo parlato, abbiamo cantato con i bambini, e poi è stato dato loro la possibilità di disegnare, creare dei pannelli dove hanno espresso tutta la loro creatività, la loro spontaneità. Il pomeriggio invece è stato dedicato ai ragazzi più grandi, che hanno realizzato, ci hanno fatto vedere le loro esperienze all'estero. In quell'occasione io ho detto, e dico ancora oggi, grazie a voi, il nome di Francesca vola alto anche nei cieli d'Europa. Veramente grazie. Un ringraziamento va anche ai diversamente giovani del centro per anziani. Anche loro quest'estate hanno dedicato una giornata delle attività. Filo conduttore è stato sempre sia per la Chest House che per i diversamente giovani del centro Francesca Sorci, appunto. Filo conduttore è stato sempre il ricordo di Francesca e la sua figura. Ricordo che poi è stato materializzato con una grande fotografia posta all'ingresso del centro, che a me ha fatto, mi ha scosso appena entrata, non me l'aspettavo, è una fotografia molto grande. Ringrazio naturalmente i dirigenti e gli insegnanti per la loro grande disponibilità e la loro sensibilità soprattutto. E naturalmente il mio ringraziamento particolare va ai ragazzi premiati e alle loro famiglie. A voi va non solo il nostro ringraziamento, ma anche la nostra stima e la nostra ammirazione. E, certo, è un premio importante, perché fate tesoro di questo giorno, andando a scuola, riportate questa, raccontate ai vostri compagni questa esperienza, questa giornata, perché ciò può essere motivo, deve essere motivo di ulteriori discussioni, perché ulteriori riflessioni, perché io so che in classe già avete parlato di Francesca, no, lo so. Siete delle belle persone e a voi va soprattutto la nostra stima. Voi non l'avete conosciuto, quindi vi sarà dato un CD. Il CD che abbiamo realizzato 10 anni fa, in occasione della morte, in occasione del 10° anno della morte di Francesca. E quel CD è stato finanziato dalla provincia ed è stato distribuito alle scuole, alla biblioteca. E quel CD finisce così, che è la frase con cui io voglio finire oggi, che con l'avvento del terzo millennio una visione matura delle cose non può rivolgersi solo al futuro e alla tecnologia, ma anche a tutto ciò che è stato fatto di bello e di buono negli anni passati. E per questo Francesca merita di essere ricordata non solo per il suo grande gesto, ma soprattutto per la sua attività lavorativa, il suo alto senso del dovere,
la sua grande umanità. Io penso che oggi, cioè, quello che possiamo dedurre da questa giornata, perché servono sempre a raccogliere i frutti, portate a scuola questo messaggio: nella vita è molto più importante essere che apparire, essere una persona corretta, essere una persona onesta, leale, fare il proprio dovere. E ci appaga e ci fa stare bene sia con noi stessi che con gli altri. Io ancora vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Dopo queste parole emozionanti non ci resta che sciogliere l'assemblea e darci appuntamento per il 24 ottobre 2019. Addio, addio piacere.